città di mare, dove il mare è tutto, gioia e dolore. Furiose tempeste, bel tempo, grandissima aria. Su una barca da 40 metri si è comunque in 6, non è che si è in tanti, cioè tutti lavorano, tutti fanno le loro cose. Un gruppo esattamente come in una cucina, si lavora in gruppo. Il passaggio dalla barca alla ristorazione è molto semplice. Nei miei periodi di sbarco, perché anche noi ogni tanto facevamo vacanza come tutti, io avevo un paio di carissimi amici che avevano dei ristoranti in Liguria e andavo ogni tanto ad aiutarli. Lì è nata questa voglia di mettermi in questione, perché poi aprire un locale, questo è avere un pensiero, un'idea di una cosa e proporla agli altri e vedere se gli altri la pensano come te. Cucino io, sì. Lo facevo anche a bordo delle barche, per me non è molto diverso. Ho imparato a cucinare in due bei ristoranti. Un po' con mia nonna, devo dire che da piccola mia nonna è stata forse quella che mi ha messo la curiosità, che mi ha fatto capire determinate cose. Si può fare veramente qualsiasi cosa con la cucina, o quasi. Era la cucina dell'arrangiarsi, che è stata molto utile negli anni, proprio a bordo, perché tu non sempre dove sei trovi quello che trovi abitualmente in un mercato come può essere quello romano, ma apri un armadio e dici: cosa cuciniamo oggi? Questo c'è.